Shaw! Va via! È la nostra nave volante! Credo che il serpente stia dicendo che dobbiamo andarcene noi! Ritirata! Ritirata! Che cosa facciamo ora? Non aveva neanche paura del bastone! Non lo so. Potremmo cercare un bastone più grosso. Ehi, un momento! Mi sono ricordato una cosa. Molto lontano da qui, in India, viveva un cobra. Era la regina dei serpenti. Ma governare solo i serpenti non le bastava. La regina cobra voleva comandare l'intera giungla. Ordinò a tutti i suoi serpenti di strisciare in ogni tana e in ogni nido. E se gli animali e gli uccelli si fossero rifiutati di inchinarsi a lei, li avrebbe cacciati dalla giungla. Tutti gli uccelli e gli animali si riunirono. Chi si sarebbe schierato contro il serpente? Nessuno si offrì volontario. Solo un animale ebbe il coraggio di farsi avanti, la mangusta. L'impavida mangusta andò dalla regina cobra e la sfidò a duello. Se la mangusta avesse vinto, allora i serpenti sarebbero tornati da dove erano venuti. Per 3 giorni e 3 notti mangusta e cobra combatterono. Il serpente fece del suo meglio per prevalere, ma il suo sfidante era così astuto e veloce che non riuscì a morderlo nemmeno una volta. Il cobra si stancò e si arrese. E così dovette ritirarsi con il suo esercito di serpenti sulle montagne e nelle paludi. Gli uccelli poterono tornare ai loro nidi e gli animali alle loro tane. Da quel momento in poi, la mangusta è considerato l'animale più coraggioso della giungla. Oh, wow! Beh, se soltanto quella mangusta fosse qui con noi, gliela farebbe vedere a quel prepotente di un serpente!